Quando eravamo studenti, uno dei giorni più preoccupanti era quello dei colloqui con i genitori. Adesso che finalmente siamo genitori, uno dei giorni più preoccupanti è quello dei colloqui con gli insegnanti. Non è cambiato nulla. Come mai è così difficile parlare con gli insegnanti e soprattutto farsi ascoltare dagli insegnanti? E cosa devo fare per far sì che gli insegnanti mi ascoltino? Lo vedremo in questo video. Ciao, sono Paola Saba e sono una delle fondatrici del progetto Viva la Dislessia, il metodo di riferimento per le difficoltà di apprendimento in Italia. È vero, quello dei colloqui con gli insegnanti è uno dei momenti veramente difficili, non solo per i ragazzi, ma anche per i genitori. A volte perché ci troviamo ad avere a che fare con insegnanti che non sanno benissimo qual è la situazione di nostro figlio, anche se noi ci aspetteremmo una cosa diversa, a volte perché abbiamo a che fare magari con insegnanti che sono di base un po' ostili, magari perché nostro figlio ha delle difficoltà di apprendimento. Per chi segue il nostro gruppo Viva la Dislessia e il nostro sito sa bene che io sono quella che generalmente va giù un po' più cattivella con gli insegnanti, ma oggi cercherò di essere neutrale, quindi cercherò di dirvi sia quello che vi può suggerire l'angioletto buono, sia quello che vi può suggerire il diavoletto un po' più cattivo sugli insegnanti, per cui vi darò delle direttive, delle indicazioni per farvi ascoltare da loro. Cominciamo dall'angioletto, anzi no, cominciamo dal diavoletto, quello un pochino più cattivo, così vi dico un po' la realtà. La realtà è che alcuni insegnanti effettivamente non sono al 100% nel posto in cui si dovrebbero trovare, per cui si trovano a fare un lavoro molto diverso rispetto a quelle che sono le loro aspettative, che erano le loro aspettative. Nonostante questo però continuano a farlo, quindi vi troverete molte volte ad avere a che fare con insegnanti che non vogliono uscire da quello che pensano essere il loro compito, cioè quello della didattica. Io sono qua per insegnare, fine della storia. Se i ragazzi ascoltano bene, se no io vado avanti per la mia strada, io il mio lavoro l'ho fatto, l'ho fatto per tanti anni, non voglio saperne niente. Questo è un tipo di insegnanti con i quali purtroppo potete ritrovarvi ad avere a che fare. C'è anche il tipo di insegnante che magari è un po' più sul lasciamo andare, per cui sì, suo figlio, sì, è distratto, sì, non so bene cosa fa, ma guardi, vediamo, ne parleremo, signora non si preoccupi, troveremo una soluzione. Poi quando si tratta di tirare le file e vedere effettivamente che cosa è stato fatto, si va di quattro, si va di verifiche non programmate, interrogazioni non programmate, non viene rispettato il PDP, perché, beh, insomma, io ho sempre fatto così, so che è il modo migliore per fare le cose, non ne voglio sapere niente. Esistono, sempre il diavoletto suggerisce, anche quegli insegnanti, purtroppo, che sono negazionisti. Quindi, cos'è questa? La diagnosi? Ma signora, se io dovessi stare qua a guardare le diagnosi, sa quanti ne avrei visti nella mia carriera? E sa quanti ne ho guariti io di dislessici? Sono tutte storie queste. Adesso è una moda. O sono dislessici, o sono disgrafici, o sono iperattivi. Non è vero niente. Guardi, lasci perdere, ci penso io con due bei schiaffoni metaforici a raddrizzare suo figlio. Ecco, questa categoria di insegnanti è quella con la quale avremmo un po' più difficoltà a, diciamo così, interagire. Ma fortunatamente non sono tutti così. Esistono anche insegnanti che sono pronti ad ascoltare. Diamo voce anche all'angioletto, sono quelli che in realtà si trovano veramente in difficoltà, perché a volte sono in difficoltà nel gestire la situazione di vostro figlio inserita nel contesto di altri insegnanti o nel contesto di una classe, magari una classe troppo numerosa, difficile da gestire, con troppi ragazzi, ognuno con esigenze particolari e via dicendo. Siamo d'accordo con questi insegnanti che la situazione che si trovano a dover affrontare non è sicuramente la migliore. Non sono messi nella condizione di fare al meglio il loro lavoro. Vi dirò la verità che però questi, quelli che ci tengono di più, sono anche quelli che di solito si lamentano meno, quindi in realtà sono quelli che saranno più pronti ad ascoltarvi e ad avere una interfacciarsi con voi. Cosa fare allora per farsi ascoltare davvero dagli insegnanti, soprattutto quando, come mi capita di sentire quotidianamente, viene redatto il PDP ma magari non viene rispettato, vengono decise le cose ma poi in realtà non vengono fatte. Avevamo detto interrogazioni programmate ma non me la programmata, avevamo detto che mi chiamava fuori alla lavagna, non l'ha mai fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Prima cosa, consiglio sempre di andare con i piedi di piombo, quindi non partite subito agguerriti come se ci fosse una guerra proprio da combattere, perché spesso si tratta solo di comunicazione poco chiara, del bisogno, della necessità di trovare un punto di incontro. È importantissimo che tu, genitore, arrivi pronto a un colloquio con l'insegnante
partendo dal riconoscere il suo impegno e il suo lavoro nei confronti di tuo figlio. Sì, magari non è proprio al 100% quello che ti aspettavi o non ha fatto tutto quello che avrebbe potuto fare, ma riconoscigli il fatto che ci ha provato, anche se ancora siamo lontani dal risultato. Quindi comincia alzando bandierina bianca e ringraziandolo comunque per quello che è stato fatto fino a quel momento. Ok, quindi sì, mio figlio, vedo che tutto sommato con la sua materia ascolta, è interessato, gli piace quello che fa, anche se magari non è completamente vero. Riconoscete anche all'insegnante il fatto che ci mette il suo impegno, la sua volontà, soprattutto se è un insegnante di questo gruppo, ok? Quindi partite riconoscendo lui il suo impegno e quello che fino a quel momento è stato fatto. Solo dopo cercate un punto di incontro su quello che magari ancora non funziona. Quindi, sa, vedo che mio figlio ci è rimasto un po' male per quella verifica che non è andata proprio bene, perché lui a casa aveva studiato tanto. Ho pensato che magari, visto che nel PDP avevamo scritto di dargli la possibilità di recuperare, cosa ne dice lei se gli fa un'interrogazione? Visto che ha studiato, ci tiene alla sua materia, ci tiene proprio tanto, ok? Cercate un punto di incontro in questo senso con gli insegnanti. Riconoscete anche, sempre a loro, il fatto che veramente non è facile quello che fanno. Quindi capisco, professore, che lei ha tanti ragazzi, capisco che non sia semplice, capisco che ognuno ha le sue esigenze. Come posso aiutarla io, genitore, a trovare il modo migliore per mio figlio per far funzionare le cose? Trovate, ripeto ancora una volta, un punto d'incontro con loro. Diversa è la situazione se vi trovate ad avere a che fare con quest'altro tipo di insegnanti, perché questi difficilmente cercheranno e accetteranno un punto d'incontro. Voi provateci sempre, ma se vi accorgete che dall'altra parte avete un muro, allora lì le cose cambiano un pochino. Con estrema decisione e naturalmente sempre estrema educazione e rispetto, fate loro presente che c'è una legge e che loro sono tenuti a rispettare questa legge. Non fatevi nessun problema a andare dal dirigente scolastico, perché il dirigente scolastico non è una figura di rappresentanza. Sì, è vero, sta lì perché ha un ruolo, ma questo ruolo ha anche dei compiti, e uno dei compiti è proprio quello di aiutarvi a trovare la soluzione migliore per vostro figlio. Se l'insegnante si ostina a non voler ascoltare e a non far nulla rispetto alle difficoltà di vostro figlio, dovete assolutamente opporvi e dovete far sì che prenda le misure dispensative e compensative e le applichi, perché sono presenti in un documento e quello è un documento firmato comunque dall'insegnante. Deve mantenere quello che ha detto. Ricordatevi anche che se lui non mantiene quello che c'è scritto sul PDP, il piano didattico non è valido e quindi i risultati di vostro figlio non sono al 100% validi. E quel risultato scolastico, quell'anno, quell'eventuale bocciatura può essere impugnata al TAR. Potete, insomma, creare tutta una serie di problemi, non solo a loro, ma un po' a tutta la scuola, ok? Quindi, come faccio a farmi ascoltare dagli insegnanti? In realtà, come farei un po' con tutte le altre persone. L'obiettivo è sempre quello che è: se voglio farmi ascoltare, la prima cosa è ascoltare la persona che ho davanti, capire se si sta impegnando in quello che sta facendo, quali sono state le sue difficoltà e riconoscergli il merito. E solo dopo provare a dire quali sono le mie difficoltà e quello di cui ho bisogno per fare il lavoro migliore possibile per mio figlio. Spero di esserti stata utile. Iscriviti al nostro canale YouTube se non l'hai ancora fatto, visita il nostro sito www.vivaladislessia.com e vieni a trovarci nel nostro gruppo Facebook Viva la Dislessia. Alla prossima!